inizio il consiglio del 5 luglio 2017. Facciamo le presenze. Sì. Allora, Rigazio Anna, Presente. Filippi Bruna, Presente. Castelli Gianni, Presente. Boba Roberto, Presente. Grigolo Emiliano, Presente. Autino Livio, Corgnati Giovanni, Cena Giovanni Rocco, Bertotto Stefano, Assente. assente, Beltrame Donatella, Civati Fernanda e Saggio Claudia. Quindi un solo assente, 11 presenti. Allora, partiamo con la prima proposta, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Ci sono delle osservazioni riguardo. Quindi la mettiamo immediatamente ai voti. Chi è favorevole? Io mi astengo perché ero assente. Allora, anche sulla. Sì, allora, 9 favorevoli e 2 astenuti. Proposta numero 2, comunicazioni circa prelievi dal fondo di riserva ordinario. Passerei la parola al consigliere Autino. È un prelievo che si è fatto appunto dal fondo di riserva per 4.500 euro che abbiamo destinato al pagamento di una consulenza legale finalizzata al tentato recupero delle compensazioni nucleari che erano state tagliate a suo tempo a livello centrale e siamo in attesa di evoluzione sulla base delle cause che sono già state intentate da altri comuni. Ci siamo allineati a questo movimento che per adesso ha portato a dei successi, ma non definitivi, quindi intendiamo andare avanti fino ai gradi di giudizio, possibilmente positivi per noi. Speriamo. Le prime azioni intraprese hanno portato, e quindi abbiamo pensato di fare cordata, diciamo, per proseguire. Aderito anche Verolenco. E Fontanetto poi. Prego, parola a Cognati. Quindi. Io credo che su questa misura debba essere portata fino in fondo, anche per due ragioni. La prima perché il comune deve introdurre qualche quattrino, no? E la seconda che è un po' più personale, siccome questa è una lotta personale che ho fatto sui fondi Scanzano, perché venissero distribuiti in maniera automatica sui comuni, perché nel passato la giunta della provincia vercellese decideva secondo i colori dei comuni e noi per alcuni anni non abbiamo avuto il becco di un euro. La battaglia che abbiamo fatto e portato avanti è stata quella di riuscire a fare un disegno di legge dove sanciva il principio che tutti i paesi limitrofi avrebbero avuto i fondi della compensazione sulla base del numero degli abitanti, no? Una percentuale fissa. Questa percentuale è stata, la legge è stata approvata, questa percentuale è stata onorata per alcuni anni e poi lo Stato ha abbassato di un 10-12%, mi pare, no? E questo non va bene perché i bilanci li fanno i comuni, li fa lo Stato, ma sul dovuto io ritengo che bisogna andare avanti fino in fondo e questa amministrazione fa bene, avete fatto bene anche di prendere i soldi dal fondo di riserva per fare questa operazione. Ci sono altri interventi? Credo che su questo è una comunicazione. È da votare? No. Questa non richiede nemmeno la votazione, per cui andiamo avanti. La proposta numero 3 ha come oggetto ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 68 del 20 maggio,
agente per oggetto variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Relazionerei ancora io. Sì. In questo caso ci troviamo a beneficiare di 25.000 euro, una quota maggiore di quella che avevamo inizialmente proposto per il fondo di solidarietà, contributi che ci arrivano dallo Stato, che erano 100.000 euro, li abbiamo aggiornati con la variazione di bilancio a 125.000, anche se in realtà ci sarebbe ancora una disponibilità maggiore, perché questi 25.000 sono solo una valutazione prudenziale della disponibilità provvisoria che ci ha comunicato l'amministrazione centrale. Il valore atteso è di 31.000 euro. Per adesso viene portata a bilancio una quota di 25.000 euro che è certa ed è parte di questa comunicazione provvisoria. Una volta annoverati questi denari tra le entrate, ne vengono poi proposte le destinazioni e sono state innanzitutto un ritocco per 6.000 euro al rialzo dei 110.000 euro originari per le manutenzioni ordinarie del patrimonio comunale. Non esiste un dettaglio specifico di quali sono gli interventi, ma sono tutti quei tanti piccoli interventi, dal tombino alla palina, alle due lampadine. Sono interventi di manutenzione ordinaria che erano oramai vicini all'esaurimento dei fondi disponibili. Poi 17.000 euro dei 25 suddetti sono stati invece destinati alla compensazione di pratiche professionali che si sono rese necessarie, almeno sono risultate evidenti come necessarie, per la sanatoria di tutta una serie di pratiche più che altro edilizie, una legata al contenzioso ASL-VAPC, un'altra legata al regolarizzo di alcuni terreni ex alta velocità e pratiche per la messa a norma delle centrali termiche per 5.000 euro. Rimanevano ancora 2.000 euro che abbiamo voluto dedicare al miglioramento del nostro patrimonio comunale in modo indiretto. Il circolo dell'Apetiva l'anno scorso si è creato, ha dato prova di avere forza nel portare avanti le sue iniziative e abbiamo deciso di dare a loro un ulteriore contributo di 2.000 euro per l'ulteriore miglioramento del patrimonio comunale. Loro praticamente stanno usando le vecchie scuole dell'Apetiva e con questi soldi avranno modo di completare azioni di miglioramento strutturale al posto nostro. E questo pareggia i 25.000 euro di maggiori entrate. Vediamo. Interventi. Quelle che sono state fatte sull'edificio delle scuole dell'Apetiva e il circolo Apetiva sono in pratica manutenzione ordinaria che aspettavano il comune, quindi sì, diciamo che quindi, fatte da noi o date a loro. O date a loro, però sono cose straordinario. Sì, con l'associazione è sempre dura, però io la penso così, che era una cosa dovuto. Anche perché ritengo che il Circolo dei Ronchi ha un'attività ormai di anni, no? Per cui abbiamo fatto una serie di cose, poi loro sono autonomi, no? Oramai, e quindi ci sembrava opportuno per un buon start-up, diciamo. L'attrito di primo distacco, ecco. Loro sono già. Dopodiché a regime avranno quello che hanno il Circolo dei Ronchi, perché per pari opportunità. Riguardo a livello dei contributi per le manifestazioni, penso che più o meno ci sia una parità tra tutte. Quindi. Quello è limitato a 1.000 euro l'anno. Bene, se non ci sono altri interventi, metterei i voti, doppia votazione, no, questa no. È la 5. La 5, ok. Chi è favorevole? Unanimità. Unanimità, 11. Questo ce l'ha Alessandro? No, la comunicazione. Sì, questo sì. Vediamo. Allora, la proposta 4 ha come oggetto comunicazione circa le condizioni di equilibrio finanziario del Comune. Chiamerei l'Alessandro per la presentazione. Sì, buonasera a tutti, intanto.
Ci troviamo qui, questa è una comunicazione di della situazione finanziaria del Comune, e ci troviamo curiosamente nella stessa seduta ad approvare questa relazione qua, che è una cosa della quale ci siamo autoregolamentati, con uno dei punti successivi che sarà quello invece formalmente previsto dalla norma di verifica dell'equilibrio di bilancio. Quindi sono sostanzialmente due cose molto simili, che però da una parte questa è prevista dal nostro regolamento sui controlli e regolamento di contabilità, l'altra invece è proprio uno step previsto dalla normativa nazionale, e quindi tutti i comuni entro il 31 luglio devono andare a approvare quello che sarà poi il punto successivo. Ma in buona sostanza questa è una relazione che viene fatta dal mio servizio, dal mio ufficio, che va a verificare tutti gli equilibri di bilancio, quelli che intendevamo una volta, quindi il pareggio finanziario, l'equilibrio di parte corrente, l'equilibrio di parte capitale, eccetera, eccetera, con i nuovi equilibri, tipo i saldi di finanza pubblica famigerati, che non ci consentono soprattutto di attivare, come ben sapete, il potenziale di spesa di investimento che avremo. In buona sostanza, non leggo i numeri perché sono veramente tanti e li do per letti. In buona sostanza noi siamo in equilibrio su tutti i fronti, un fondo cassa molto, molto cospicuo che rafforza appunto il risultato dell'amministrazione che abbiamo, in buona sostanza, che lo fa rendere realistico questo risultato dell'amministrazione che abbiamo. Per quanto riguarda appunto tutti gli equilibri, sia sul fronte corrente che degli investimenti, siamo in linea con quelle che erano le previsioni di bilancio. È stata fatta anche una verifica della gestione dei residui e stiamo riscuotendo i nostri crediti, soprattutto stiamo onorando i debiti che ancora avevamo in linea con quelle che erano le previsioni. I crediti che rimangono da riscuotere sono ampiamente coperti dal nostro fondo crediti dubbia esigibilità. Quindi, in buona sostanza, la conclusione della relazione ci porta a dire che la situazione è tranquilla, sostanzialmente. Situazione finanziaria Io sottolineerei solo appunto l'aspetto legato ai crediti inesigibili, alla copertura degli stessi, che è una parte che in tanti comuni ha dato veramente problemi. Nel nostro caso, uno, l'esistenza di crediti a rischio non particolarmente elevati, perché non sono frutto dell'accumulo di numeri da anni e anni di una gestione provvisoria, no? Noi sono parecchi anni che teniamo sotto controllo questi numeri, ci troviamo a gestire veramente i piccoli numeri che escono di anno in anno, e una buona parte di essi vengono poi di solito coperti con azioni di recupero credito, no? Questa era una comunicazione. Poi l'altra che... Sì. Se non ci sono interventi, lo mettiamo... No, non lo mettiamo in voti, passiamo oltre. Ok. La proposta numero 5 è appunto come oggetto, come diceva Alessandro, verifica degli equilibri di bilancio 2007 ai sensi dell'articolo 193 della legge del 2000. Te lascio... Fotocopia. Sì, in pratica a distanza di qualche minuto ci troviamo a ribadire le stesse cose. In realtà la mia relazione che data aveva era di qualche, forse di un mese prima rispetto a quella fatta anche degli equilibri. Esatto. Mentre invece quella fatta per adempiere alla formalità di legge è 23 giugno, quindi stiamo parlando di un mese e mezzo, quasi due dopo. Ribadisco però che le verifiche fatte sono sostanzialmente le stesse, c'è una parte un po' più discorsiva che spiega cosa sono gli equilibri, i vari equilibri di bilancio e cosa sono e cosa bisogna fare per essere dalla parte del giusto, sostanzialmente, però la conclusione è sostanzialmente la stessa che l'ho detto poc'anzi per quanto riguarda invece l'adempimento che ci siamo regolamentati noi e che facciamo periodicamente, rafforzando quindi l'adempimento che è previsto una volta all'anno dalla legge. E in più, questa delibera qua, oltre alla verifica di salvaguardia degli equilibri di bilancio, prende atto che noi abbiamo fatto una verifica di tutte le voci di bilancio, e che non è necessario perché da 2 anni a questa parte è stato anticipato
l'assestamento di bilancio al 31 luglio e non più a settembre come era in passato. Questa delibera qua prende atto che abbiamo fatto tutte le verifiche del caso e che non è necessario adottare alcun assestamento di bilancio, nel senso che verificato che tutti gli equilibri permangono, diamo atto che avendo approfondito anche la verifica di tutte le voci di bilancio non è necessario adottare un assestamento di bilancio sostanzialmente. Sicuramente si faranno ancora variazioni di bilancio perché quel bilancio è per sua natura una partita contabile flessibile e che deve adattarsi anche al deve essere flessibile, necessariamente flessibile perché deve adattarsi alle necessità che si esigenze che si vengono a. Bene, poi ricordo per l'ennesima volta che è stata una scelta nostra, in particolare mia se vogliamo, ma condivisa, quella dell'usare il bilancio come uno strumento flessibile proprio per non andare a caricare in fase di bilancio di previsivo iniziale cifre in entrata che potevano essere coperte solo con tasse. Preferiamo tenere l'acqua bassa e in funzione di quelle che possono essere delle entrate straordinarie gestire la migliore destinazione delle stesse. Questo proprio a vantaggio di una minore pressione fiscale a inizio anno, che per adesso siamo riusciti a portare avanti negli ultimi due anni. Solo più una nota che a questa proposta di delibere dalla mia relazione ha espresso il parere del revisore dei conti che è favorevole ed è agli atti delle disposizioni, insomma. Beh, io posso. Rispetto a quanto hai fatto Alessandro, volevo porti un ringraziamento perché ti abbiamo fatto anticipare un po' i tempi per dei nostri impegni, quindi personalmente volevo ringraziare per il lavoro che hai svolto. Grazie. Come sempre ineccepibile. Allora, mettiamo i voti. Chi è favorevole? Ah, Roberto, scusa. Io volevo unirmi ovviamente ai ringraziamenti fatti dall'assessore Filippi e ci tenevo a porre al servizio finanziario e alla squadra comunale, quindi vari uffici, il segretario, i complimenti per il lavoro svolto, perché seguendo settimanalmente il bilancio noto che i crediti si incassano e quindi il modo con cui vi è una pianificazione in materia di recupero del credito è un modo efficiente ed efficace, oltre che economico, perché noi facciamo degli investimenti che sono più che ritornati sempre e comunque nell'arco di questi tre anni da cui ho la fortuna di poter seguire questa attività e di poter lavorare a fianco a te Alessandro, che mi stai insegnando veramente tante cose e di questo ti ringrazio a titolo personale. Questo permette di mettere benzina nel motore comunale e quindi di fare delle spese sia in materia di investimenti che in materia di spesa corrente e quindi cercare di ottenere dei risultati a fronte di quello che è l'attività comunale che voi in prima linea svolgete quotidianamente. Tutto porta a un equilibrio, quindi porta al soddisfacimento di quelli che sono i risultati richiesti dalla legge, ma i risultati anche che questa amministrazione a nome di tutta la cittadinanza si è posta e richiede ogni giorno nella sua attività. Il tutto, ci tengo a sottolinearlo, viene ottenuto, come diceva l'assessore Autino, attraverso il principio del buon padre di famiglia, quindi sempre delle decisioni ponderate, delle decisioni che hanno come base il raggiungimento sì degli obiettivi, ma senza mai mettere a repentaglio quelli che sono gli equilibri del bilancio, gli equilibri del comune, gli equilibri sociali che un'amministrazione si deve trovare a rappresentare. Per cui ritengo doveroso da amministratore dare pubblicità a coloro che effettivamente fanno tutto questo lavoro e lo fanno con questa qualità professionale. Grazie. Bene. Mettiamo i voti. Chi è favorevole? Una votrice e qui è doppia. Doppia votazione, immediata esecutività. Ok.
La proposta numero 6 ha come oggetto la presentazione ed eventuale approvazione del documento unico di programmazione, DUP, per il periodo 2018-2020. Questo è un bel mappettone. Anche qui passiamo la parola ad Alessandro che l'ha seguito. Sì, stasera siete sfortunati, sono diversi argomenti contabili, ma sarò breve, insomma. Voi sapete benissimo di cosa si tratta, è diciamo così, il documento principe della programmazione in ambito finanziario, questo, no? Da due anni a questa parte sta entrando a regime la riforma della contabilità pubblica, che prevede l'armonizzazione di tutti i bilanci della pubblica amministrazione, a partire dallo Stato fino ad arrivare al comune più piccolo, più sperso di montagna, insomma. Quindi questo documento non è nient'altro che equivale a quella che il documento di programmazione finanziaria che fa in estate lo Stato, sostanzialmente il governo. Come diceva il sindaco, è un documento che alla fine consta di 132 pagine, e pensate che noi abbiamo, essendo comune sotto i 5.000, abbiamo diritto a una forma semplificata, quindi immaginate quello di Torino cosa può essere in buona sostanza. Questo documento si sviluppa su tre anni, dal 2018 al 2020, e scavalla anche quello che è il termine di mandato di questa amministrazione. Quindi è un documento che contiene per alcuni periodi una forte impronta politica, dopodiché un po', si lascia un po' il campo esatto. È composto da due parti, una sezione strategica e una sezione operativa. Nella sezione strategica ci sono appunto le linee programmatiche, nella sezione operativa si va più puntualmente a definire quelli che sono le peculiarità della programmazione finanziaria, in buona sostanza. È veramente il documento è veramente importante dal punto di vista anche della sua dimensione. La Giunta lo ha approvato, e questa sera praticamente la Giunta lo presenta, l'ha già fatto sostanzialmente pubblicandolo e rimettendolo a disposizione dei consiglieri. Stasera lo propone così al Consiglio Comunale per la sua approvazione. Tenete conto che questo è un documento iniziale che necessariamente deve coordinarsi con i documenti di programmazione finanziaria che sono tuttora in vigore, perché 2018-2020 in realtà per due anni si accavalla con quello che è il 2017-2019, che è quello che stiamo gestendo adesso. Quindi necessariamente per coerenza deve per forza riferirsi anche a questi documenti che stiamo gestendo. Quindi praticamente, per capirci, il 2018 sarà uguale al 2018 del 2017-19 che stiamo gestendo adesso, e il 2019 idem. Il 2020 è l'anno che è la novità, ma che, come dicevo, è stato ribaltato dal 2019 proprio perché è un anno che politicamente è strano, particolare, no? E niente, legato a siccome la norma prevede che prima di presentare il documento di programmazione, come dicevo, scusate, è la prima fase questa, cioè viene proposto al Consiglio questo documento qua, che come il bilancio è un documento che è flessibile, soprattutto sarà oggetto di una profonda revisione, legacy riapprovazione in toto, nel momento in cui avremo definito il bilancio previsionale 2018-2020, quindi si parla di fine anno sostanzialmente. Quindi questo è un documento che va formalmente approvato in questo momento qua, ma che in realtà sarà oggetto sicuramente di una profonda revisione nei prossimi mesi sostanzialmente. Dicevo, la norma prevede che prima della presentazione del documento sia fatta una verifica di attuazione dei programmi, che è allegata sempre a questo documento, dove anche qua sono una serie di numeri con delle percentuali sul previsto, atteso, raggiunto. Ovviamente siamo a metà anno, quindi non può essere tutto raggiunto, però siamo a buon punto sostanzialmente su quella che è come dicevamo prima, anche nella relazione degli equilibri. Niente, dal punto di vista tecnico il documento è questo. I contenuti credo che l'abbiate letto, quindi... Se ci sono.
Venduto. Quasi. Ma visto che comunque appunto lo proviamo in questi termini e poi non è scritto sulla pietra, nel senso che no, quindi. Sì, quando discuteremo concretamente il 2018-2020 sì. Sarà oggetto di fonda ok, allora lo mettiamo ai voti, chi è favorevole? Sì. Allora, per i successivi due punti, grazie Alessandro. Il segretario sarà sostituito da Roberto Bobba perché riguarda la sua persona. Allora, la proposta 7 ha come oggetto scioglimento anticipato con ricorrenza del 1 settembre della convenzione del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Verolengo, Cigliano e Salabiellese. Come tutti sappiamo, il segretario La Rocca è in convenzione, siamo in convenzione con questi comuni. Attualmente il comune capofila, in quanto più grande, era il comune di Verolengo. È stato chiesto, perché si è presentata una diversa opportunità per il segretario, un avvicinamento anche a casa, e di conseguenza anche su parere favorevole del comune capofila di Verolengo abbiamo acquisito appunto la lettera del sindaco e della giunta. Praticamente si chiederebbe di sciogliere questa convenzione per sostituirla poi con quella delibera successiva. Quindi su questo io credo non ci sia nulla da... Devo procedere in due fasi. Prima due fasi, esatto. Però non stiamo scegliendo senza una soluzione. C'è la soluzione, c'è, sarà comunicata successivamente. Per cui questo credo che non... Rocco, in pratica per noi Cigliano non cambia niente. Rimane sempre il segretario, cambia solo che dovrà fare il capofila sì. Al posto di Verolengo. Ecco. E poi su richiesta, se è una richiesta del segretario, per me, dal punto di vista mio personale, va bene. Quindi, sì, per noi non cambia nulla. Anche perché non cambia niente. Per no. Allora, io direi di metterlo ai voti questo perché certo. Chi è favorevole? Il punto 8 è la soluzione del punto precedente, quindi approvazione della convenzione per il servizio di segreteria tra i comuni di Cigliano, Borgofranco di Ivrea e Salabiellese. Praticamente appunto, il comune di Verolengo viene sostituito dall'altro, come anticipava Rocco, semplicemente noi a questo punto siamo il comune più grande e quindi praticamente facciamo da comune capofila. La percentuale è sempre uguale all'altra, per cui davvero per noi non cambia niente, se non qualche adempimento in più forse da parte del servizio finanziario, perché chiaramente deve prendere dagli altri. Anche questo credo che non ci siano grosse discussioni da fare. Lo mettiamo ai voti, chi è favorevole? Allora, sì. Alessandro, chiude così? No, volevo fare solo due comunicazioni. Ah, ok. Che arrivi il segretario poi. Lo presentiamo. Presentiamo. Sì. Sì, lo legge subito. Ho fatto che lei si allontanasse e la ragione richiamata nel punto 8 secolo.
Bene, allora allora i punti all'ordine del giorno sono terminati, ovviamente ci sono delle comunicazioni. Io la prima cosa che volevo fare è cogliere l'occasione per presentare il nostro nuovo vigile Francesco Frasca, perché noi che siamo qua quasi tutti i giorni ormai lo conosciamo, ma gli altri consiglieri diamo ugualmente il benvenuto qui. Diamo il benvenuto. E buon lavoro. Sì, davvero. Ecco. Altre comunicazioni? Niente, volevo dire semplicemente che sono proprio comunicazioni brevi. Noi quest'anno abbiamo fatto questa scelta dell'investimento nel Senza Fili Senza Confini, che è un progetto che abbiamo finanziato proprio per favorire la popolazione, perché economicamente è molto vantaggioso. Hanno cominciato lunedì scorso a distribuire le prime antenne, l'avrebbero distribuite a più persone, ma sono rimasti senza, stanno aspettando che li consegnino e arriveranno il 14. So che qualcuno l'ha già attivato, ha avuto un piccolo problema, ma ha scritto la mail, quarto d'ora dopo era risolto, e veramente credo che possiamo dire di aver fatto comunque un servizio, perché effettivamente e poi già hanno qualche feedback dalle giorni più, perché era partito per dare il servizio tra i disagiati, poi siamo disagiati, siete ancora disagiati. Allora No, ha già messo il ripetitore sul campanile. No, ma sono già stati consegnati. Se qualcuno i ronchi l'ha già anche è venuto a ritirarlo, poi non so come funziona questo. Poi devono installare. L'installatore è venuto a ritirarlo e ha già preso contatti, ho visto. Aspettano le promesse. Sì, sì. 12 megawatt e 7 megawatt. Sì, quindi anche l'Alessandro è già installato. No, comunque, ecco, volevo dire che sono stata presente alla consegna dell'altra sera, e la prima consegna la fa sempre Daniele Trinchero, presente, il presidente. Poi c'erano dei volontari, perché l'associazione è fatta di volontari. Noi praticamente adesso hanno costituito dei distretti e noi siamo con Saluggia. E c'è l'Andrea Pancotti, non so se lo conoscete, che è diciamo il referente nostro della zona, quindi prende contatti eccetera. Io ho dato la disponibilità in questo senso. Adesso ci sarà ancora una distribuzione massiccia, perché cercheranno di distribuirlo il più possibile, quindi useremo ancora il salone incontri. Poi loro, visto che li distribuiranno numero inferiore, ho dato la disponibilità il sabato mattina della sala consiglio, così è aperto, non abbiamo bisogno di essere presenti di là, quindi credo che sia una cosa importante. Quella sera c'era anche questo signore di Verrua, che è stato incaricato diciamo come referente della parte didattica. E ne approfitto con la Bruna, perché loro hanno anche una parte di didattica per le università popolari e per le scuole, quindi da settembre prenderanno contatti per fare, direi che è importante, ecco. Soprattutto con le scuole parlavano anche di prevenzione del cyberbullismo, queste cose qua, che può essere una cosa che ad oggi è importante. È ecco. Ecco, questa direi che... Sapete quanti sono state le richieste? 98 oggi, però 98. Fuori, chiudiamo il consiglio? Sì. Io questa era una comunicazione. No, teniamolo aperto, vai. Ecco, quello che sarebbe interessante a conoscere era un po' l'obiettivo che in tanti come me, no, chi ha già
una linea DSL, no? E si approccia a questo senza rete, senza fili, e ha un doppione in casa. No. No, aspetta un attimo, un doppione, no? Al momento, perché io sto pagando un canone che è legato alla mia linea telefonica su quello. Allora, la parte interessante sarebbe quella che in una riunione è venuto fuori ufficialmente che ci sono dei gestori che puoi aderire, aderendo con la senza fili lì, senza confini, senza rete, più ne ha, più ne metta, no? Può fare uno sconto particolare, e lo sconto particolare può essere fatto su 2, 3, 4 numeri. Io questo avevo capito, no? E volevo sapere se avete parlato anche di questa cosa. Parlo con Alessandro, che lui è il tecnico, no? Ma in buona sostanza tu puoi dare visita tranquillamente al tuo gestore di telefonia, e se hai l'esigenza di avere il numero fisso, perché tanti ormai di noi non hanno più neanche il numero fisso a casa mia, solo perché ce l'ho, perché me l'hanno obbligato a prenderlo quando ho preso la linea dati. Se hai proprio esigenza di numero fisso, ci sono soluzioni VoIP, si chiamano, che viaggiano proprio sistemi di telefonia che viaggiano proprio sul blog della Senza Tenenza Confini. Ci sono tante esperienze di questo tipo, loro non fanno pubblicità a nessuno, ci sono diverse esperienze, diverse casistiche con diverse ditte che offrono a prezzi, a costi bassissimi. Si parlava di 4-5 euro al mese per telefono. Sul loro blog, o comunque se si prende contatti con loro, loro sanno consigliare assolutamente diversi operatori, e loro non fanno più stare nessuno. Chiederei al tecnico di fiducia. Se ascolti il mio consiglio, togli la linea. Non ti disturbo neanche più a casa. Personalmente sono un po' disturbo la linea. No, sai cos'è? È collegata con l'allarme. Beh, sì, se hai combinato ora, ci dici. Chi ha combinato ora telefonico. Quindi conviene parlare con il tecnico. E quello che bisogna capire con loro, con la sensazione di se è possibile bypassare con la soluzione. Bene, visto che questa è la parte più importante, perché vai a risparmiare qualche soldino. No, adesso io volutamente non ho ancora aderito, perché adesso finalmente c'è la precedenza, chi come Rocky hanno questa, però adesso c'era la calca, che c'è un centinaio, c'era la calca, però dopo le feste io ho già fatto la pedalina per tirare il filo. Io devo andare sul tetto e guardare se vedo il campanile. Io l'altro giorno che sono finito sul tetto, si vede proprio giusto la... Sì, anche a me hanno richiesto le foto. Io ho mandato già anche le foto, perché avevo risposto che si vedeva, però hanno voluto per maggior precisione le fotografie. Io direi che... Anche perché questa operazione è stata fatta non in un'ottica commerciale, ma è stata fatta in un'ottica di fruizione del servizio per coloro che avevano maggiori difficoltà. Poi, essendo un'opportunità, allora tutti ne possono usufruire, e c'è stato un incremento notevole di richieste, ma come già evidenziato in sede di assemblea pubblica qualche mese fa, c'è una compatibilità perfetta con qualsivoglia gestore, tant'è che non è una concorrenza di natura commerciale sull'accaparrarsi clientela, è proprio la fornitura di un servizio che deriva da una struttura d'eccellenza piemontese, qual è il Politecnico di Torino, ed è un servizio che ha raggiunto degli standard di efficienza notevoli, primo fra tutti il riconoscimento, la certificazione e il riconoscimento dell'Unione Europea, ma che continua ad essere nell'ottica di uno sviluppo, nell'ottica di una progressione qualitativa, nell'ottica di una continua e costante ricerca nel campo dell'evoluzione, anche perché Alessandro ci ha spiegato
che quello che oggi è moderno domani è già vecchio. Il fenomeno dell'obsolescenza è di volante. Quest'anno c'è l'ottica di arrivare ad un investimento, una donazione, un investimento a fondo perduto tra i 50 e i 60 mila euro che senza figli, senza confini farà nel ramo ricerca e sviluppo del Politecnico. Questi numeri, correggimi se mi sbaglio, Alessandro, sono andati alla riunione della prova di bilancio. Erano di 12 mila euro il primo anno e 23 il secondo. Sì, quest'anno c'era una crescita esponenziale del riconoscimento che senza figli faceva al Politecnico, perché in qualche modo sono legati a doppio filo col Politecnico, perché con il Trinchero sono. Dico che sia una cosa positiva il finanziamento, cioè, che fiducia. La lunga vita Trinchiera, sì. E questo crea comunque un indotto a livello professionale, perché comunque da lavoro e nel contempo dà un servizio d'eccellenza. Ottimo, sì. Diciamo che i 12 mega potrebbero adesso sembrare pochi, perché Telecom già offre i 20 mega teorici sempre. Però per esempio loro tra i Rocky che dal nulla passano già 12 mega. Poi comunque 12 mega per una famiglia che non ha grossissime esigenze vanno più che bene. E poi soprattutto loro ci hanno detto che stanno già implementando. Come diceva Roberto, stanno testando apparecchiature per garantire velocità superiore. Poi già il fatto che garantiscono un upload di quel tipo lì, non c'è nessun telefono, Vodafone, quello è giunto il upload. Adesso col discorso del cloud e tutte queste cose è fondamentale. La velocità anche in upload. Sono tutti entusiasti. Questa vivacità in materia, pensiamo all'investimento anche che a spese doppie TIM ha fatto sul nostro paese. Cioè il mercato si sta muovendo, sta iniziando a diventare divertente sotto questo aspetto, perché a spese doppie un'azienda principalmente privata ha fatto un investimento sul territorio, guarda caso lo ha fatto a Cigliano, per cui la concorrenza stimola anche una crescita qualitativa del servizio. Il premio lavoro è tutto che fate su richiesta dell'AFE e poi vi troveranno qua. Esatto. Bravo. Bene. Va bene, ultima comunicazione, ma l'avete visto tutto, abbiamo aperto la pagina Facebook del Comune di Cigliano. Abbiamo aperto la pagina Facebook del Comune di Cigliano. Io che sono amministratore la usiamo soprattutto per comunicare anche cose molto svelte, cioè come senza aspettare il notiziario che comunque ci dà. Ma quello della consegna degli apparecchi. Esatto, insomma mi sembra che dia dei buoni risultati, perché comunque le persone che lo vedono e che lo leggono sono tante, quindi devo ancora imparare a mettere le foto. Se riusciamo mettiamo anche quella dell'alienazione dei garage. Sì. È importante, sai che capita? Sì. Sì. Vabbè. Io direi che possiamo chiudere il consiglio. Avevi Giovanni? Risposta me l'hai già data prima, siccome io non sono molto qui a Cigliano e ogni tanto prendo delle notizie, no, quando sono a caso oppure dai giornali, era corsa voce, mi era arrivato che il Comune di Cigliano si era attivato, quello che ti ho chiesto prima, attivato per fare un comitato per la difesa del parroco. Questo sta veicolando in giro, è arrivato, ho fatto una domanda alla sindaca, ma ha detto assolutamente abbiamo no, espresso già perché voci corrono che ci sono in due o tre posti a Cigliano. Uno è quello che io conosco, ma lo pongo l'attenzione per capirne la portata. Uno è la farmacia, no, che si raccolgono firme,
e allora se si raccolgono firme, e l'altro è il polivalente nostro. Se si raccolgono firme, a titolo di chi si è formato un comitato? Qualcuno, no, io... A titolo assolutamente, cioè partito dalla gente. No, ma non sto dicendo comune, ho già avuto la risposta. No, noi abbiamo sabato ci siamo scritti, abbiamo già comunicato i pareri. Cioè non, io ho partecipato mercoledì scorso al consiglio pastorale aperto dove c'è stata la comunicazione e dove Don Riccardo, pur in mezzo alle lacrime, perché poi di fatto no, lui è così, però ha letto le sue riflessioni, dove ha dichiarato che lui all'epoca, quando è stato fatto sacerdote, lui ha dichiarato l'obbedienza al vescovo e l'ha sempre portata avanti. Quindi lui alla proposta del vescovo ha accettato, di conseguenza motivando anche il fatto che come dire, si sente anche un po' sgravato dal peso anche amministrativo della parrocchia, no? E che a Trino, che peraltro è un paese che lui conosce perché c'è già stato in gioventù, affiancherà il nuovo parroco e quindi non avrà la responsabilità diretta. Allora, io ho espresso un mio parere, ma condiviso da tanti, cioè che io umanamente sono la prima ad essere dispiaciutissima e penso che tutti noi che lo conosciamo e che abbiamo avuto a che fare con lui lo siamo. Però che sono anche cose interne alla curia e quindi bisogna rispettare sia le decisioni del vescovo ma sia soprattutto non tanto quelle del vescovo ma le sue. Ecco. Allora, che lui abbia dichiarato che avrebbe preferito morire a Cigliano, che lui abbia dichiarato che, però ha anche dichiarato che lui ha 77 anni, è abbastanza affaticato e forse questo è stato quello che in qualche modo l'ha spinto ad accettare. Domenica l'ho incrociato a me, sono andato a parlare con serenità, ovviamente con dispiacere, ha riportato cosa fa il vescovo, il mio superiore, mi ha chiesto un aiuto. Io gli devo obbedienza. Giustamente ripeteva il fatto che questa decisione l'ha presa non in un giorno, ma l'ha ponderata in tempi lunghi, è stata una decisione sofferta, soffro, mi dispiace, sacciamolo, non mettetemi maggiormente in difficoltà di non fare una raccolta firme, ho detto è già stata difficile, soffrirò già, ho detto io vi porterò nel cuore tutti perché è un ottimo ricordo, però cercate di capire anche la scelta fatta dal sottoscritto a livello di dire sì, obbligo di obbedienza al vescovo, di aiutare il suo vescovo. Vedete, anche comunque di sgravarmi un po' perché all'inizio deve avere qualche difficoltà, giustamente gli anni non è che ringiovanisce pure lui. Ma io partivo proprio da queste considerazioni perché noi siamo un ente pubblico e siccome corrono voci in giro e queste voci, io dico secondo me, potrebbero danneggiare l'immagine del comune, perché il comune non è questo il suo compito. Se è un, cioè, dovrebbe, secondo me, come suggerisco, fare una lettera dove io credo il primo sono a ringraziare Don Riccardo per quello che ha fatto per Cigliano, per tutto quello che ha lasciato, per le disponibilità che ha avuto, per la persona che è, no? Però io mi sentirei di ringraziarlo pubblicamente come atto ufficiale del comune, ma prendere le distanze da chi fa azioni di questo genere, tenendo presente anche che noi abbiamo domani due preti di Cigliano che vengono qui a sostituire Don Riccardo e questo è poco bello, ma non perché anche gli altri meritano stima, possono piacere di più o di meno, o fiducia della popolazione e questo potrebbe essere, no, intanto un ringraziamento a Don Riccardo, ma un benvenuto anche agli altri. Pubblicamente, non bisogna subito farlo questa cosa. Io suggerirei questo a questa amministrazione. Poi... No, no, ma infatti ci sono persone che hanno già telefonato anche a... Ma lo fanno personalmente, lo può fare. A livello personale... Ma l'istituzione non ha fatto niente.
Non ho capito, ma la risposta io l'ho già avuto dal sindaco. Sono andato oltre e ho suggerito, siccome ci sono voci, no? Che questo, e allora noi dobbiamo prendere le distanze. Poi dopodiché, sai. Anche se le cose non le dici, te le mettono in bocca. Le tu, anche se non le hai detto. Se poi partono ancora da una struttura dove anche caso vuole comunale, e allora lì rafforza qualcosa ancora. Questo è un po' il quadro, se no a me sono venuto a dirmelo. Quindi, ma cosa fa il comune? Non più di stasera, un altro. Se volete, no? Faccio anche nome e cognome, perché io non ho. Però il problema. Io chiuderei il consiglio, perché se parliamo poi di. Questo è qua. Si chiude il consiglio del 5 luglio 2017.